Siamo alla decima giornata di campionato di seconda categoria Girone B. L'Atletico Comarico sfida il Grassano fuori casa perdendo per 3 reti a 1. La formazione schierata dal mister Cetra è la seguente: fra i pali Mancino, in difesa Lupo, Di Luca, Calabrese e Di Fesca, a centrocampo Schiavone, Acito, Montano, Joscia, in attacco il duetto Musillo-Perillo. Nei primi minuti di gioco la partita sembra abbastanza equilibrata, dove entrambe le squadre creano occasioni da una parte e dall'altra. Ed è al 20° che il Grassano andrà in rete. Subito dopo il gol del Grassano, il nostro centrale difensivo Marcello Di Luca si infortuna e il mister Cetra sarà costretto ad effettuare il cambio facendo entrare al suo posto lo Frumento. Al 32° il Grassano si ritrova in 10 uomini a causa di una doppia ammonizione. Il Pomarico inizia a crederci e va subito in rete con Schiavone. Il primo tempo finirà con il parziale di 1-1. Nel secondo tempo, al 75°, il Grassano trova il gol del vantaggio, grazie ad una disattenzione del portiere del Pomarico. Più tardi, nei minuti di recupero, gli sarà dato un rigore a nostro avviso inesistente, dove sigleranno il loro terzo gol. Finirà così la partita con il risultato di 3-1. Vediamo ora le interviste del presidente. Ci troviamo a Grassano insieme al presidente Antonio Epifania. Un'altra sconfitta per il Pomarico per 3-1. Presidente, le sue impressioni per quanto riguarda la partita? Niente, abbiamo giocato tutta la partita in superiorità numerica, ma purtroppo non siamo stati bravi a passare in vantaggio. Alla fine un gol per un errore difensivo, diciamo, del portiere. Siamo andati sotto di un gol 2-1 e poi non ci siamo scoperti. Il mister ha messo tre punte, tre difensori e abbiamo preso un altro gol. Niente, è un periodo no, la squadra mi sembra molto ma molto ma molto apatica, non ha voglia di giocare. In settimana avremo la riunione sia con i dirigenti che con i giocatori. Martedì, nella prima seduta di allenamento, faremo una riunione per prendere delle decisioni. Sicuramente prenderemo dei provvedimenti anche per rispettare, diciamo, quei ragazzi che stanno mettendo tutta la loro forza, la loro grinta, ma non sono seguiti dai tre quarti della squadra, quindi siamo in pochi. Le partite si vincono in 11 e si perdono in 11. Indubbiamente, quando vinciamo, vinciamo tutti insieme, quando perdiamo, perdiamo tutti insieme, però la squadra non va. Il mister cerca di fare un gran lavoro, ma forse nemmeno lui ancora riesce a capire le posizioni da far giocare. Purtroppo anche lui ha in possesso un organico non dei migliori, quindi Parecchi infortunati. parecchi infortunati. Abbiamo visto l'infortunio subito di Luca, però c'è un buon calabrese che ha recuperato alla grande, ha fatto una bella partita insieme ad Acito. Peccato perché potevamo vincere la partita, Sì, potevamo era. anche vincerla. Il problema è che ci siamo un po' lasciati andare in alcuni momenti. Abbiamo sbagliato anche due gol al primo tempo e uno con Matteo Musillo che ha fatto una discreta partita in attacco. Ha sbagliato. Più che ha sbagliato, ha fatto anche una bella parata il portiere, quindi purtroppo la fortuna non ci aiuta nemmeno. E penso che comunque la prossima in casa con il Laurenzano, se non vado errato, penso che visto che veniamo da una serie anche di sconfitte e i giocatori affronteranno la partita con più grinta, anche con, non so, con maggior forza, carattere, speriamo perlomeno che. Tutto questo carattere io ancora non l'ho visto a questi ragazzi e sono molto dispiaciuto, anche perché da parte della società sono molto coccolati i nostri giocatori e purtroppo non vedo carattere. Il carattere proprio, abbiamo perso già tre partite, questo carattere ancora non lo vedo e spero che almeno non si va a rompere quel minimo di spogliatoio che avevamo creato e i ragazzi vengono e si divertono. È normale che se non vinci non ti diverti, però noi la domenica il giocattolo l'abbiamo creato, lo stiamo portando avanti e ci stiamo divertendo, sia nella vittoria che nella sconfitta. Stiamo
stiamo cercando di fare del nostro meglio. Va bene, la ringrazio Presidente, ci vediamo nel prossimo giorno. Ciao.